Si sta bene in testa alla classifica, anche perché siamo protetti dal Cagliari che è sopra di noi in virtù dello scontro diretto della prima giornata e dal Cesena che in base alla differenza reti sta sotto di noi e quindi a mo' di sandwich il Crotone è incastrato tra le due potenze di questo torneo. Ma permettetemi di ricordare agli estimatori dei buoni panini che la sostanza sta sempre al centro, è il companatico che rende buono il pane. Una disquisizione per niente tecnica, forse inopportuna e anacronistica, che serve più che altro ad armonizzare un evento storico per il team rossoblù, ovvero sia il raggiungimento del tetto della classifica in condominio con Cagliari e Cesena, che, ironia del calendario, dovranno alla prossima scontrarsi tra di loro. Per un intreccio di risultati potremmo addirittura trovarci da soli in cima dopo il prossimo turno, ma forse è meglio continuare a ragionare con la dovuta cautela. Il prossimo avversario sarà il Vicenza in trasferta, una gara che anche in questa circostanza godrà del massimo ascolto, visto che si gioca in anticipo di sabato alle 15 in virtù dell'assenza del campionato di Serie A per via della nazionale. Di conseguenza il resto della B giocherà di domenica. Sotto i riflettori, per quanto ci riguarda, è sempre spettacolo a suon di gol, 4 subiti a Cagliari nel posticipo dell'esordio e 4 inflitti alla Salernitana nell'anticipo dell'ultima giornata. Ora si gioca sempre da soli, ma di pomeriggio, e si spera in un'altra gara spettacolare che speriamo ci proietti sempre più in alto. Cosa è successo? Vi siete anche guardati negli occhi negli spogliatoi? No, sicuramente, però se lo sapevamo già l'avevamo messo in atto anche in campo. Purtroppo avevamo anche iniziato abbastanza bene i primi minuti, poi mentre stavamo giocando, stavamo facendo anche secondo me una buona partita, abbiamo preso il gol e da lì in poi ha giocato solo il Crotone. Quanto hanno influito le assenze soprattutto in difesa? Ma sicuramente ci mancavano dei giocatori importanti, però questo non è un alibi assolutamente. E avevamo preparato la partita in un certo modo e quindi la colpa è soltanto nostra, dei giocatori che siamo scesi in campo, siamo i primi responsabili e, come già detto prima, soprattutto siamo delusi e amareggiati per questa sconfitta, perché potevamo perdere, però perdere così fa male, però siamo un gruppo forte, rialzeremo la testa, però come ho già detto anche prima, ci dispiace soprattutto per la gente che è venuta fino a qua a seguirci, perché volevamo dare loro delle soddisfazioni che gli abbiamo dato fino ad oggi e non siamo stati in grado purtroppo oggi di darle. Sicuramente loro è una squadra, secondo me, una delle più in forma del campionato in questo momento. E però, come ho già detto prima, secondo me dopo il gol loro ci siamo iniziati ad allungare e loro lì sono andate a nozze, perché giocavano tra gli spazi che si creavano tra i reparti e ci hanno messo in grosse difficoltà. Si può dire, azzardato dire, che Salernitana è stata un po' presuntuosa, perché l'avvio è stato veemente, sembrava quasi un 4-2-4 e avete messo in difficoltà, però poi insomma presuntuosa perché si affrontava la squadra forse la più giovane di tutta la Serie B contro una squadra che è un po' attempata come la Salernitana. C'era da aspettarsi il ritorno e di una squadra così in forma e in gamba come il Crotone? Ma no, noi il mister tutta la settimana ci ha messo in guardia che loro era una grandissima squadra, anche se era fatta di giovani, però erano giovani di grande qualità, quindi già sapevamo le loro qualità. Come ho già detto prima, anzi, siamo scesi in campo concentrati e siamo stati anche abbastanza pericolosi all'inizio, quindi sapevamo che loro, appena ci allungavamo un po', non eravamo vicini, non eravamo compatti, con la loro velocità ci mettevano in grande difficoltà. Il derby di Lega Pro tra Catanzaro e Cosenza è finito in parità. Il Cosenza ha molto da recriminare per questo risultato che smuove la classifica, ma non era certo l'obiettivo della vigilia, visto la differenza tecnica tra le due formazioni. Non ce ne vogliono gli amici di Catanzaro, ma i Lupi sono più squadra e potenzialmente hanno più chance delle Aquile per raggiungere gli obiettivi prefissi alla vigilia di questo campionato. C'è molto da rivedere e soprattutto da lavorare in casa giallorossa, se non si vuole soffrire. La società comunque ne è consapevole e spera sempre in un rimpasto generale, ma per il momento solo orecchie da mercante per possibili innesti dirigenziali. Ma sì, a livello personale non posso che essere contento, comunque questa è la mia seconda partita, a livello fisico sto cercando di mettermi in riga con gli altri ragazzi, dunque sono contento di questa prestazione a livello personale, dunque va bene così. Sì. Bisogna essere anche onesti e sinceri, noi non viviamo una situazione di classifica ottimale. Questa partita diciamo che ci capitava a pennello, perché volevamo nel derby riportare entusiasmo a questa piazza,
e comunque anche oggi non ci ha fatto mancare il proprio appoggio e il proprio sostegno. Però ci tenevamo, dopo delle prestazioni non all'altezza di essere Catanzaro, dare una gioia ai nostri tifosi. Purtroppo l'abbiamo fatto in parte, perché comunque forse 2 settimane fa questa partita neanche riuscivamo a rimetterla in piedi. Invece i ragazzi ce l'hanno messa tutta fino alla fine, abbiamo lottato e dunque abbiamo portato a casa un giusto pareggio. E se magari si vedeva anche un rigore su Razziti sul finale, parlavamo anche di un'altra partita. Era importante a livello personale, insomma, per un attaccante sbloccarsi è una cosa fondamentale. Oggi ci sono riuscito, è stato importante per me e per la squadra in quel momento, però insomma rimane il rammarico sia a livello personale che a livello di squadra per non aver portato a casa questi 3 punti in questo derby importante. Cioè, ci racconti un po' il gol, abbiamo visto un po' di confusione in aria. Sì, c'è stata un'incursione 1 contro 1 di Statella, e ha vinto il duello, ha messo questa palla tagliata dove Raimondi ha fatto un velo sul primo palo, è sfilata fino al secondo palo dove mi trovavo lì e basta spingerla dentro, insomma. Dovevamo riscattarci da una brutta prestazione che avevamo fatto domenica a Messina, dove ci siamo resi conto che non eravamo il Cosenza che tutti si aspettavano, e ci siamo riusciti oggi, perché anche se magari siamo stati imprecisi negli ultimi metri, però abbiamo fatto la partita, abbiamo giocato senza paura, abbiamo imposto il nostro gioco. Quindi l'importante era fare la prestazione, oggi ci siamo riusciti e ci dà, anche se ci lascia un po' di rammarico, ci dà forza per affrontare la partita di mercoledì con una squadra forte come il Catania.